Ciao ragazze, allora oggi finalmente vi faccio il video sui preferiti, quindi preparatevi per una mega carrellata dei miei prodotti makeup e beauty preferiti di questa stagione, che sono tantissimi, e tra l'altro risponderò anche ad alcune domande, perché spesso, soprattutto su Instagram, anzi seguitemi su Instagram, perché se non faccio video per qualche giorno, invece su Instagram sono sempre super attiva, quindi trovate il link qua sotto nelle informazioni, oppure cercate Kiss & Makeup01 su Instagram. Comunque su Instagram mi chiedete spesso che rossetto sta indossando in questa foto, che è un ombretto sta indossando, quindi in questo video vi risponderò anche a queste domande. Voglio iniziare il mio video sui preferiti, se non mi incarto, oggi ce la possiamo fare ragazze, non faccio video per una settimana, non riesco più a parlare, rendiamoci conto. Allora, questo è il mio primo preferito di oggi, che è il fondotinta Too Faced Born This Way. Me l'avete visto indossare, se non sbaglio, sì, sono sicura, almeno in un tutorial, e quindi il risultato l'avete visto. Ma questo fondotinta mi piace perché, nonostante sia molto, cioè nel senso non si sente addosso, proprio non si sente, ha una buona coprenza, ma non è troppo, insomma, è il fondotinta ideale perché ha una coprenza media, quello che mi serve. Non lo sento addosso, è fenomenale, non si vede proprio perché lo stendo con la Beauty Blender, che tra l'altro è un altro dei miei preferiti di cui vi parlerò tra poco, è fenomenale, amo questo fondotinta, ma voglio anche pavoneggiarmi un po' del fatto che, nonostante io sia ancora bianchissima, me ne rendo conto, sono abbronzata ragazzi, quindi applauso a Nicole che è abbronzata finalmente, anche se appunto non si direbbe, ma sono abbronzata. E quindi questo è il fondotinta che sto utilizzando in questo momento, che è il color nude, che è, badate bene, due nuance più scuro rispetto a quello che usavo prima, che era il porcelain, quindi il porcellana. Quindi voglio dire, eh sì, ce l'ho in 30.000 tonalità questo fondotinta, ma sono molto fiera di me perché sono di due tonalità più scura del mio solito. E questo fondotinta lo sto amando, nonostante appunto io sia diventata un pochino più scura, ho continuato comunque ad usare questo perché è fantastico. Altro preferito è questo smalto Collistar, che fa parte di una delle ultime collezioni e l'ho già usato a metà. Io amo alla follia questo smalto, che tra l'altro è quello che sto indossando anche oggi, ed è un nude rosato stupendo, dura un sacco. Io ci metto naturalmente come sempre un top coat trasparente sopra, ma mi dura anche 5 giorni. Amo questo smalto, e 5 giorni per me è tanto, perché solitamente lo cambio in ogni 1 o 2 giorni cambio smalto, ma questo mi rimane per perfetto, quindi lo lascio un po' di più. Amo il colore di questo smalto, ed è appunto uno CC smalto, colore correzione, è vero, perché poi è color carne, quindi sembra un po' un fondotinta per le unghie, ma amo questo colore, mi piace un sacco, ne ho tanti della Collistar di questa collezione di colori simili, ma questo colore per me è perfetto se avete un sottotono rosa, sia con la pelle chiara che con la pelle scura, secondo me sta molto molto bene, ma se avete un sottotono rosa provate questo smalto perché è fantastico. Tra l'altro è tipo la terza volta di seguito che lo sto indossando, quindi mi piace davvero tanto perché non uso mai smalti così tante volte consecutivamente. Altro preferito è questo, che mi avete visto elencare nell'ultimo video haul, ed è il Professional License to Blot. Questo è praticamente uno stick che ti toglie l'effetto lucido. Se avete la pelle mista o grassa sapete di cosa sto parlando. L'altro giorno ho finito le salviettine assorbissime, stavo impazzendo, ma e poi non so come andrebbe usato in realtà questo prodotto. Io trovo sempre modi creativi, metodi nuovi per utilizzare i prodotti, o forse è quello giusto, non lo so, ditemelo voi. Io questo prodotto lo uso prima di applicare il fondotinta soltanto sulla zona T, quindi ne stendo un pochino sulla fronte, poi sul naso, sul mento e solo leggermente ai lati del naso, non vado sulle guance, ma mi aiuta appunto a tenere l'effetto lucido a bada quando sono in giro, fa molto molto caldo, e anche in inverno la pelle è mista, quindi figuriamoci in estate che cosa mi succede. E con questo e questo mi piace appunto perché non è pesante, non è un primer che vado a occludermi i pori, non mi fa respirare la pelle, lo stendo proprio solo dove ne ho bisogno e mi aiuta a lasciare, a tenere lontano l'effetto lucido, quindi la mia pelle rimane opaca, che è quello che vogliamo. Poi altro prodotto preferito, ok, vi ho parlato di questa Beauty Blender probabilmente in 371.000 video, me ne rendo conto, però io amo questo prodotto, ve lo voglio consigliare perché da quando uso la Beauty Blender praticamente non uso più pennelli da fondotinta veramente, e lo uso sia per il correttore, uso la parte
sopra quella più sottile del mio ovetto, la uso per il correttore, quindi sia sotto gli occhi che ai lati del naso e poi giù, insomma, dove ce n'è bisogno, poi vari brufoletti eccetera, e poi la parte, il culetto del mio ovetto praticamente lo uso, ci metto il fondotinta, metto il fondotinta sulla mano, il fondotinta liquido naturalmente, ma potete utilizzarlo anche con un fondotinta in crema, poi prelevo il prodotto così e poi vado a picchiettare la mia spugnetta. Mi raccomando, usatela sempre umida, così non va ad assorbirvi tutto il prodotto, che poi insomma rimanete senza fondotinta. So come funzionano alcune spugnette, ma questa appunto usatela umida ed è fenomenale il risultato che vi dà questa spugnetta. Quando applicate il fondotinta è talmente naturale che non lo vedete proprio indossato, e quello che mi piace è che a volte magari fondotinta che sono molto molto economici magari si possono vedere un attimino di più, con questa spugnetta vi garantisco che vi dà un risultato fenomenale. E quindi provatela, se l'avete già provata scrivetemi nei commenti, perché per me è stata tipo, non lo so, un'epifania, cioè quando ho scoperto questa spugnetta basta, cioè ho eliminato tutti i prodotti, tutti i pennelli da fondotinta e varie altre spugnette che avevo. Poi, altro prodotto preferito, che in realtà è un sono due prodotti, è questa matita, che è una matita labbra MAC e si chiama Subculture ed è un color carne, e poi questo rossetto che è il Velvet Teddy. Questo è uno degli ultimi rossetti che ho comprato alla MAC. Sono andata allo stand MAC ed ho intravisto due o tre rossetti opachi che non avevo e quindi naturalmente me li sono portati via, e questi due prodotti assieme a, tra l'altro, sono i prodotti è il binomio labbra che sto indossando oggi, quindi ho steso la matita su tutto il contorno labbra, poi l'ho sfumata un po' anche al centro, e poi ho steso questo rossetto che è un nude stupendo, a me fa impazzire, e se non sbaglio è anche il rossetto preferito di Kylie Jenner, e a me piace un sacco, voi lo sapete, io sono pazza per i rossetti opachi, quindi non potevo assolutamente farmi scappare il Velvet Teddy, che è conosciutissimo, e poi con questa matita sta benissimo benissimo insieme. Ma questa matita è un po' un passepartout, perché è un color carne, o perlomeno si avvicina molto al colore delle mie labbra, quindi la uso un po' con tutti i rossetti nude, con il Kinda Sexy. Il Kinda Sexy è un altro rossetto, quello ce l'ho già da un po' e sono sicura di averlo già inserito in qualche altro video, ma il Kinda Sexy MAC è uno di quei rossetti di cui mi chiedete sempre, sempre, sempre informazioni. Quando lo indosso mi chiedete sempre che rossetto sto indossando, quindi ultimamente se mi vedete indossare qualche nude può essere che sia il Velvet Teddy o il Kinda Sexy. Poi, altro prodotto che vi devo far vedere, devo inserire in questi preferiti, è questo, che comparirà anche nel video haul di Los Angeles, che vedrete online tra qualche giorno. Questo è, allora, mi rendo conto che sembra tipo un'arma, cioè, antica giapponese, non lo so. Però in realtà è uno smalto, sì, è uno smalto, ed è della Louboutin, il brand di scarpe. Vabbè, probabilmente il 99% di voi già saprà che cos'è questo coso, però per l'1% che non lo sa, sei tu, tipo una persona. E cioè non lo so cosa oggi veramente, ed è e per chi non lo sapesse appunto è uno smalto della Louboutin, questo famosissimo brand di scarpe che va, e questa confezione, la forma della confezione va a ricordare un po' il tacco praticamente a spillo della scarpa. Questo mi piace perché è il rosso perfetto, non indossavo spesso rosso sulle unghie, da quando ho questo lo sto indossando costantemente. Devo dire che il colore mi piace un sacco e naturalmente non potevo non prendere il colore rosso, perché è quello classico della suola, insomma, delle scarpe Louboutin. Amo questo smalto, amo il packaging, devo trovargli uno spazio tutto suo in modo da poterlo ammirare, perché mi piace un sacco, anche se devo dire che è veramente gigantesco, cioè non lo so, fa un po' impressione questo packaging, ma amo questo smalto. L'unica pecca di questo smalto è l'odore, perché ha un odore un po' strano, non mi piace. Poi, altro preferito è questa, la Hoola di Benefit, ok, anche questa me l'avete vista probabilmente usare in ogni singolo tutorial da quando ho iniziato a fare tutorial, me ne rendo conto, ma questa io continuo ad usarla incessantemente, ogni giorno, quando ho bisogno di una terra, se ne voglio una che ha minimo di perlescenza uso quella della Too Faced con i cuoricini, se invece voglio una terra opaca per un contouring naturale opto sempre 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 per questa. L'ho usata anche oggi naturalmente, ogni volta che faccio video sui preferiti uso tipo tutti i prodotti che sto per elencarvi. Questa terra, se siete alla ricerca di una buona terra per qualsiasi carnagione veramente, optate per questa perché è fantastica. Io, come sapete, vabbè, lo vedete nel tutorial, ma la stendo sotto agli zigomi, un po' qui sotto e sul collo, e poi sempre sulle tempie, e la sfumo sempre molto molto bene, mi raccomando. Poi
Poi, altro preferito, allora, questa è una palette che è uscita un po' di tempo fa, mi sembra l'anno scorso, ed è di Urban Decay e la Pulp Fiction. Non so se si trova ancora, se fosse edizione limitata, ma ultimamente io ho riscoperto questa palette. Mi piacciono, ok, gli ombretti sono molto molto semplici in realtà, perché ci sono due marroncini, entrambi opachi, ma di diverso sottotono, diverso, diverso colore. Poi c'è questo color carne, anche questo opaco, è un, appunto, un beige molto chiaro, un beige rosato molto chiaro. E poi c'è questo duo di ombretti, uno è un nero satinato, no, opaco, e poi c'è questo bianco illuminante. A me piace un sacco questa palette perché riesco a creare uno smoky marrone perfetto, veloce, con pochi colori. Me la porto sempre in giro quando viaggio questa palette. Altro preferito di oggi, anche questo in realtà è un duo, perché mi sto trovando molto molto bene usando questi due prodotti assieme, ed è il blush Majolette di Benefit, che è questo blush in crema. È un color pesca stupendo. Naturalmente non lo abbinerei con il trucco che ho oggi, che è un po' più sui colori freddi, ma lo abbino appunto quando ho magari un rossetto aranciato, oppure degli ombretti appunto sull'arancio, oppure insomma che possono stare bene con questo colore. E non sapevo bene come stenderlo, perché nonostante si sfumi facilmente, con le mani non mi piaceva stenderlo, risultava un pochino troppo forte. Quindi ho scovato questo pennello, che è della Zoeva, suppongo che sia della Zoeva, se mi ricordo bene, ed è il numero 102 Silk Finish, quindi un effetto seta, ed è vero, è fenomenale. È un duo fibre molto molto soffice, molto molto morbido, e andando a prelevare questo blush con questo pennello mi dà un finish molto molto naturale, che amo, e quindi è anche molto molto semplice da sfumare, e quindi questi due prodotti assieme mi piacciono molto. Altro preferito è questo, che è un ombretto in mousse della Deborah Milano, quindi è praticamente un ombretto in crema, diciamo così, ed è un viola fenomenale. Io lo uso spesso perché, come sapete, fa risaltare molto gli occhi verdi, e quindi fa uscire molto il verde che c'è nei miei occhi, che sono a volte verdi e a volte blu, quindi è per questo che dico così, perché non ho ancora ben capito io di che colore ho gli occhi. Dura fino a sera, è perfetto, si può usare anche così senza applicarci un ombretto in polvere sopra, è fenomenale. Quante volte ho detto fenomenale in questo video me ne rendo conto, ma mi piace un sacco. Invece, se avete gli occhi scuri, io vi consiglio quello azzurro, che ho ma uso meno rispetto a quello azzurro, perché sta molto molto bene con gli occhi nocciola, secondo me. E poi, ultimo preferito, anche questo dovrebbe essersi Deborah Milano, questo l'ho usato solo un paio di volte, ma mi è piaciuto troppo, perché sia l'idea di questo prodotto che il prodotto in sé, secondo me, è geniale. Allora, questo è un, sembra un gloss, perché è appunto, cioè sembra un gloss, in realtà è un ombretto, ed è appunto un glossy eyeshadow, quindi è un ombretto ad effetto glossy. Questo ombretto mi ha riportato indietro a quando avevo tipo 13 anni, e con la mia migliore amica ci stendevamo il gloss, sì, lo so, il gloss, bene, stendiamo un velo pietoso, ma stendevamo il gloss trasparente sulla palpebra, e questo faceva, non so, e illuminava gli occhi senza dar colore, perché appunto a 13 anni insomma non mi mettevo ombretti colorati eccetera, però mi dava, ci dava, a me, a questa mia amica, perché poi era un'idea sua, mi ricordo, ci dava questo tocco di lucentezza, insomma mi piaceva un sacco. E quindi appena mi è arrivato questo prodotto che mi ha spedito la Deborah, sono impazzita, ho detto no, non può essere, ci hanno rubato l'idea. E quindi è molto molto carino, si può usare sia sopra gli ombretti, sia in polvere che in crema, però magari se usate quelli in crema aspettate che si asciughino prima, altrimenti vi macchia tutto lo scovolino. Non lo so, mi è piaciuto moltissimo, e appunto l'ho usato solo un paio di volte, ma il risultato mi piace davvero tanto, forse perché appunto mi ricorda quando ero più piccolina. E niente, mi sa che questo era tutto, sì, questo era tutto ragazze. Prossimamente in arrivo anche un video giveaway che vi piacerà molto, sono sicura. Quindi bacio gigantissimissimo, per qualsiasi cosa richieste, qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, e a prestissimo, ciao.